Buongiorno a tutti dall'assonamanica.com. Anche oggi andiamo con magia impromptu, improvvisata, con oggetti di tutti i giorni. Normalmente cerco di essere piuttosto originale, ma in questo caso dirò che non disdegno un grande classico di questo genere di magia. Sempre d'effetto, si chiama disintegrazione. Approfitto per dare un saluto a Niccolò Piovesan, un mago mio conterraneo che so essere un assiduo frequentatore del mio sito YouTube. Ringrazio ancora il nostro Niccolò e ora partiamo con il gioco. Grazie e buona visione. Ed eccoci al gioco disintegrazione. Disintegrazione perché un oggetto sul tavolo si disintegrerà per reintegrarsi al di sotto del tavolo. Per cui parliamo di un effetto di trapassamento della materia. Mostriamo normalissima moneta. Abbiamo qui una boccetta di vitamine che andrà a impersonare la saliera classica del ristorante e un fazzoletto o una foglia di carta o un fazzoletto di carta che potete trovare appunto mentre aspettate la pizza, la cena o siete in compagnia di amici. Si può usare una saliera, una piera, si può usare anche un bicchiere di carta, anche un bicchiere di vetro, ma avrebbe un finale differente, per cui all'occhio quello che usate perché c'è la possibilità di romperlo. Appunto a ciò, prima di eseguire il nostro gioco, andremo a infogottare nella carta la nostra boccetta in questo. In questo modo. Dopodiché, una volta infagottata la nostra boccetta finché non si disintegri in nessun caso, andremo a bussare sulla nostra moneta in questo modo. E la moneta non ha funzionato. Allora, riproviamo con più energia. Allora, rimettiamo sulla moneta. Sentite il rumore? Sentite il rumore? In effetti. L'oggetto, la saliera non c'è più e la ritroveremo qua a terra, sotto il tavolo. Questo è tutto, vi ringrazio e ora il tutorial. Eccoci per la spiegazione del gioco disintegrazione, classico gioco impromptu, molto classico, molto conosciuto, ma per chi ancora non l'avesse mai visto, adesso vi vado a spiegare appunto come funziona. Abbiamo bisogno di una moneta, una saliera, una boccetta o un bicchiere, quello che trovate sul tavolo, e qualcosa tipo un foglio di giornale o una salvietta di carta che comunque possa mantenere la forma di quello che avvolge, quello che gli si dà da avvolgere. Andremo a spiegare che il fenomeno, diciamo, sarà quello di osservare un oggetto che trapassa il tavolo senza specificare quell'oggetto, ma dando l'idea che sarà la moneta quella che sparisce e ricompare e che andremo a infagottare appunto il bicchiere, la boccetta, quello che è, per il rischio che ci possa essere qualche rottura. Prendete appunto la carta e la fissate bene in maniera che tenga la forma del suo contenuto. Prima volta andate a bussare, fate pure rumore e poi fate vedere che la moneta è ancora lì. Spiegate che forse non è il lato giusto della moneta o non è il punto giusto del tavolo. Nel far questo, avvicinate la mano destra che regge la boccettina ai vostri pantaloni, la fate sporgere leggermente dal tavolo mentre tutti guardano la moneta e lasciate cascare sul vostro grembo
la boccettina in questione, senza che nessuno noti niente. A questo punto dite di aver trovato il posto giusto, la boccettina in realtà sta in grembo mio, qua non c'è già più nulla e infatti al secondo tentativo, il 3, andrete a pigiare con forza il pacco in maniera da dimostrare che è svanita qualsiasi roba e nel momento in cui lo fate aprite le gambe e fate cascare per terra la saliera in maniera che si senta il rumore e il gioco sarà fatto. Una variazione si può fare un po' diversa nel momento in cui invece di usare una saliera usate per esempio un bicchiere che dunque si possa rompere sul serio cadendo a terra. In questo caso qui semplicemente nel momento in cui fate sparire il bicchiere infilate la mano sotto il tavolo, lo prendete dal vostro grembo e lo ritirate fuori mostrando che comunque è passato lì sotto il tavolo. Dunque, effetti leggermente differenti, ma diciamo tutti e due strabilianti per il pubblico. Molto semplice, molto molto bello, vedrete la sorpresa della gente nel momento in cui andrete a pestare la carta. Poiché tutti si aspettano che sparisca la moneta, e invece quello che alla fine sparisce è la saliera. Questo è tutto, grazie per averci seguito, un bel mi piace, iscrivetevi, eccetera, eccetera, eccetera. Saluti, alla prossima!